Ciao ragazzi, oggi andremo ad analizzare le analogie e le differenze fra la Juventus 2018-19 di Massimiliano Allegri e quella attuale targata Maurizio Sarri. Partiamo dalla fase offensiva dell'allenatore ex Chelsea. I giocatori hanno indicazioni ben precise sul non buttare via il pallone. È per questo motivo che i bianconeri, anche se pressati da molti uomini, cercano sempre il fraseggio palla a terra. Questa ideologia di gioco parte dal portiere, il quale raramente lancia lungo, ma cerca sempre l'appoggio facile per uno dei compagni, anche se gli avversari pressano alto. Inoltre, in fase più avanzata, i giocatori devono far girare la sfera in modo veloce e devono muoversi in mezzo al campo. In questo modo mettono in difficoltà gli avversari, i quali seguono il pallone e spesso lasciano degli spazi vuoti. Questa concezione di gestire il pallone e di portare molti uomini oltre la metà campo coinvolge anche i difensori centrali in fase offensiva. Infatti in questa occasione possiamo vedere anche Bonucci che sale molto, accompagnando lo sviluppo del gioco. Questo cambio di rotta rispetto al passato è confermato anche dalle statistiche. Infatti nello scorso campionato la Juventus deteneva il 54,9% di possesso palla medio a partita. In questa stagione invece il possesso si è già alzato al 57,3%. Una caratteristica molto importante della Juventus di Sarri è quella di coinvolgere tutti i giocatori offensivi. Infatti anche la prima punta, che spesso è stata Higuain, ha il compito di scendere in mezzo al campo e cucire il gioco insieme ai compagni. Questo è un lavoro fondamentale per muovere la difesa avversaria e favorire gli inserimenti delle mezzali. Inoltre anche sulle fasce si vengono a creare degli spazi importanti. Oltre all'argentino anche gli altri attaccanti sono molto mobili. Per esempio Ronaldo ha la particolarità di scendere molto sulla fascia e aprire uno spazio alle sue spalle. Infatti se il terzino lo segue, alle spalle di CR7 si apre un buco dove la mezzala si può inserire, movimento spesso effettuato da Matuidi. Dunque è questo il movimento effettuato da Ronaldo e compagni. Il pallone arriva da Alexandro e il portoghese si sposta in una zona più arretrata di campo. In questo modo viene seguito dal terzino e vi è questa zona di campo totalmente libera. In questo modo è la punta a buttarsi in questo spazio oppure addirittura la mezzala che va alle spalle di CR7. Nella squadra di Sarri i tre attaccanti sono molto mobili e in questa partita Dybala, Ronaldo e Ramsey si sono scambiate molte volte le posizioni. E tornando al concetto che dicevamo prima del portare molti uomini in fase offensiva, ecco che allora anche il regista Pjanic viene coinvolto nello sviluppo del gioco. Spesso il numero 5 effettua dei cambi campo, ma alcune volte si inserisce creando densità in zona offensiva. E oltre al bosniaco, molto importanti sono le mezzali in queste situazioni. Infatti, quando il pallone arriva sulla fascia, la mezzala, il terzino e un attaccante formano una triangolazione sulla corsia laterale. Come vediamo in questo caso sono Dybala, Bentancur e De Sciglio a formare questa situazione. Dunque le mezzali sono molto coinvolte in queste triangolazioni e spesso vanno anche a inserirsi in una zona intermedia fra esterno e prima punta. Quindi la posizione dei centrocampisti è molto importante. Infatti quando la Juventus di Sarri si porta in zona offensiva, il centrocampista, il terzino e un attaccante che si sposta sulla fascia formano questa triangolazione. In altre occasioni, quando la Juventus si dispone con un 4-3-3, allora le mezzali possono andarsi ad inserire in questa posizione intermedia, pronte a ricevere un lancio lungo dal terzino, oppure a formare sempre la solita triangolazione veloce con i compagni di squadra. Queste erano le idee di Sarri in fase offensiva. Andiamo ora a vedere come Allegri impostava la sua squadra lo scorso anno. Al contrario dell'allenatore napoletano, il lancio lungo era una soluzione ben accetta, sia da parte dei difensori che dal portiere, il quale, se pressato e non trova sbocchi vicini, lancia lungo. Inoltre l'allenatore livornese, per sfruttare al meglio le qualità dei suoi giocatori offensivi, cercava subito la verticalizzazione appena recuperato il pallone. E al contrario di Sarri prediligeva una prima punta fisica in area di rigore come era Mandzukic. Mentre in fase di impostazione avanzata Pjanic, il regista della squadra, non tendeva a salire troppo per accompagnare l'azione, ma aveva compiti di gestire il pallone in una zona più arretrata. Lo stesso vale per le mezzali, le quali non erano molto coinvolte come nel gioco di Sarri. Infatti rispetto alle trame a tre uomini sulla fascia con terzino, mezzala e un attaccante, la Juventus 2018-19 sfruttava i duelli uno contro uno con due uomini sulla corsia laterale. Una volta arrivati in fase molto offensiva, le mezzali, invece di andare a cucire il gioco con i compagni di squadra, tendevano ad inserirsi principalmente in area di rigore. E anzi si vedeva spesso un movimento della mezzala ad abbassarsi vicino ai difensori, in modo da poter far salire i due terzini, in particolare João Cancelo. Dunque Allegri chiedeva, più che delle triangolazioni sulla fascia con la mezzala, degli uno contro uno con due giocatori sulla corsia laterale.
Inoltre la mezzala spesso si andava ad abbassare a fianco ai due difensori centrali, formando così una linea difensiva a tre e permettendo a João Cancelo e Alexandro di salire sulle fasce. Infatti i bianconeri potevano contare su mezzali come Emre Can e Matuidi, adatti ad effettuare questi movimenti, e a terzini come João Cancelo, Alexandro e Spinazzola. Un'analogia che però possiamo trovare sia in Sarri che Allegri è la disposizione degli attaccanti, i quali sono molto liberi di svariare anche sotto la guida del Livornese. Qua per esempio vediamo Dybala svariare assieme a Ronaldo e Mandzukic, i quali si trovano sempre in posizioni differenti. Queste due ideologie di gioco hanno portato a 52 reti segnate e 66 punti sotto la guida Allegri, mentre 46 e 57 punti con Sarri. Questi dati ovviamente vanno presi con le giuste misure, anche perché dettati da molti altri fattori. Passando alla fase difensiva sarriana, vediamo che la pressione alta è una delle principali caratteristiche. Qua per esempio vediamo Matuidi e Alexandro che vanno a prendere i loro uomini molto in alto, e dalla parte opposta succede la stessa cosa. In quest'altra partita possiamo notare anche l'aggressività di questo pressing, effettuato sin dagli attaccanti. Qua vediamo Ronaldo, Dybala e Ramsey pressare Mancini, Smalling e Diawara. Il numero 10 argentino, appena vede che il pallone viene scaricato su Veretout, non esita ed esce in pressione. La giocata è ottima perché riesce a recuperare il pallone e a conquistare un calcio di rigore. Anche in questa occasione vediamo una pressione aggressiva dei tre attaccanti juventini. Una caratteristica molto importante che si collega alla fase offensiva è quella di mantenere la linea della difesa molto alta. In questa occasione possiamo vedere addirittura Rugani che va a contrastare Balotelli sulla tre quarti campo, mentre in quest'altra partita vediamo Bonucci su Lautaro Martinez. Dunque su tutto il rettangolo di gioco la disposizione prevede degli uno contro uno costanti, sia come abbiamo visto in zona avanzata, sia per i centrocampisti che si vanno ad accoppiare con i rispettivi avversari. La linea di difesa è dunque lasciata anch'essa all'uno contro uno, e per questo motivo se un giocatore avversario riesce a saltare un uomo, allora crea un pericolo molto importante per la Juventus. La linea difensiva deve rimanere molto alta ed eventualmente i lanci lunghi devono essere coperti da Szczęsny, il quale ha il compito di uscire dalla sua area di rigore e andare a coprire quello spazio fra la difesa e la propria porta. Dunque se la pressione della Juventus ha inizio in zona molto alta partendo dagli attaccanti, allora anche il resto della squadra deve salire molto, e soprattutto la linea difensiva si deve portare in una zona molto alta del campo, lasciando al portiere il compito di coprire questo spazio dove può essere lanciato l'attaccante avversario, e dunque deve essere pronto ad uscire. Un problema che però si è palesato quando sono stati schierati Ronaldo, Higuain e Dybala assieme è stato quello di non aver copertura una volta saltata la prima linea di pressione, situazione che invece, come vedremo con Allegri, è stata leggermente differente. Comunque giunti a questa giornata di campionato, lo scorso anno la Juventus aveva subito 15 gol, mentre in quest'annata siamo a 23 reti subite. Con Allegri in panchina la situazione che abbiamo visto poco fa si è vista raramente, infatti anche con un attacco piuttosto importante come Douglas Costa, Dybala e Mandzukic, almeno uno dei tre o tutti e tre come in questa situazione tornano a dare un aiuto in fase difensiva. In particolare Mandzukic era molto apprezzato per effettuare costantemente questo lavoro. Non è un caso che l'attaccante ex Bayern Monaco e Atletico Madrid fosse un pupillo dell'allenatore livornese. Dall'anno del suo arrivo in bianconero nel 2015 Mandzukic ha segnato 44 gol, 9 dei quali nell'ultima stagione con annessi 6 assist, giocando sia da punta centrale che adattandosi da esterno o da seconda punta, in base ai compagni di reparto. La disposizione vista con il livornese non prevedeva una pressione alta costante, piuttosto gli avversari avevano anche spesso spazio per impostare l'azione, e la linea difensiva era molto più bassa rispetto a quella che abbiamo visto con Maurizio Sarri. La pressione spesso era più di posizione che di aggressività, ma comunque piuttosto efficace, con gli avversari sollecitati a lanciare lungo. In questa occasione vediamo Dybala prendere il terzino mentre Alexandro sale sull'attaccante che si stacca dalla sua posizione. In mezzo Matuidi esce su Allan. Come detto, la linea difensiva, oltre a non rimanere molto alta, aveva l'abitudine a scappare indietro e a coprire la zona di campo che invece quest'anno è presidiata da Szczęsny. Questo schieramento permetteva alla Juventus di avere più copertura davanti all'area di rigore, ma di lasciare un po' di spazio appena superata la metà campo agli avversari, i quali potevano gestire il pallone ma si trovavano in difficoltà vista la grande densità in zona difensiva. Dunque ragazzi, queste erano le analogie e le differenze fra Sarri e Allegri. Fatemi sapere chi secondo voi è l'allenatore più adatto a questa squadra e quale idea di calcio vi piace di più. Inoltre vi ricordo di seguirmi su Instagram e noi ci vediamo un prossimo video.